È una storia. Dici. Basta che non ci sono flash allo iodio, queste cose no. Che danneggiano i quadri, per il resto si può fare Dimmi. tutto. Allora, qui si parla come scavo iniziale nella pietra vulcanica di epoca paleolitica. Poi, col percorso degli anni, questa cava di pietra è stata adeguata dagli abitanti e dalla comunità rurale del posto, è stata adeguata al luogo di culto. Il quale luogo di culto, intitolato a Santa Maria in Grotta, perché rinvenuta in questa grotta un ritratto della Madonna col bambino. Dove sta rinvenuto? E ce l'abbiamo qui. Vieni, prendi. Questa Madonna e molti quadri che risultano comunque ritratti con la Madonna e il bambino che allatta, si trova una cripta di questa stessa arte all'Enova, una frazione di Castelforte. Non l'Enola vicino Fondi. No, qui l'Enova qua. E lì l'hanno chiamata, facendo un restauro della chiesa madre, hanno scavato il pavimento e si è sfondato e hanno trovato una cripta dove sono riprodotte le stesse Madonne che allattano in questo luogo. Cioè, ma questa è stata ritrovata per caso? No, questa è stata ritrovata Qualcuno l'ha per fatta però. Diciamo, non è un certo. miracolo, sono. No, no, no. Non è né un'apparizione né un miracolo, è stato trovato il manufatto, che è quello che sta intavolato lì. Non Ma che epoca abbiamo. parliamo qui? Qui noi parliamo. L'epoca paleolitica è molto antecedente, Lo parliamo dello so. scavo nella roccia vulcanica. Invece i manufatti, quadri, Gli pitture, affreschi, dai. affreschi e gestione anche della cosa religiosa di questa cappella, di questa chiesa rurale, si incominciano ad avere delle notizie dal 750 in poi. Quindi questa è borbonica. Sì. Il 750 in poi parte da quel frangente lì, la Madonna col bambino e gli angeli a Non fianco. è 750, qui parliamo di 1681, quindi parliamo dell'impero No, delle Spagne. 1631, 81 è quello di sotto. È 31, quindi È quello di parliamo sotto. della Napoli spagnola qui. È quello di sotto. Parliamo della Napoli spagnola. Sì, ma l'affresco più antico è quello sopra. Regno quando c'era l'impero delle E ti Spagne. sto dicendo che quello va dal 750 in poi. Poi quello era Quello che c'era prima. quello che c'era prima, sopra quello che si è rovinato, hanno poi costruito, hanno dipinto quest'altro che parla del 1680, eccetera, eccetera. Però gli affreschi che comunque qui vediamo vanno dal 750 al 1600. E non c'è dubbio. Da 1600 a 1750. Il 750 è prima del 1600. No, non è prima, è dopo. Sì, no, te lo dico io. Come fa a essere prima? Il testo dice 750 è primo del Ah, tu stai parlando del non 1750, del No, 750, ho capito. se ti dico Dopo 750 Cristo, parliamo e di poi Alto devi Medioevo. Sì, ho capito, ho capito. Ho sbagliato io. Perfetto. cioè, ti sei un po' confuso, Io no? pensavo 1750. Ma il beneficio dell'inventario c'è per tutti, però ti No, dico, ma infatti. questi sono proprio dopo il 600 questi tre affreschi qui.
Questi dopo il 600. Sì, sì, dopo 1600. Ah, 1600. Quando ti parlo del 750. L'ottavo secolo. Ottavo secolo, perfetto, perfetto. E qui noi abbiamo a che fare con molta umidità e per mantenere integri questi. Voi pensate che nei tempi antichi tutto questo bianco che si vedeva qui era tutto dipinto. Poi dopo l'umidità e le cose hanno logorato. Due restauri sono riusciti a tenere in vita questi affreschi che ci sono tutt'oggi.